Ora che la famiglia le ha dato il permesso di fare quello che vuole, Caterina decide di diventare terziaria domenicana. Terziaria, non suora. Agli occhi della gente la differenza non è fortissima, la gente la chiama suora, suor Caterina, ma le terziarie non stanno in convento. Possono vivere in comunità libere nel mondo, andare in giro. Aver fatto questa scelta è già indicativo del fatto che Caterina sta cominciando a pensare che il suo sposo su di lei ha degli altri progetti. E questa cosa non può che essere confermata ai suoi occhi dal fatto che la gente le viene dietro, che la gente parla di lei, che diventa un personaggio famoso. E arrivano dei discepoli, arrivano uomini e donne che vogliono imparare da lei e vivere, se possibile, sotto la sua guida. Verrà un momento quando Caterina, dunque 47, 70, quando Caterina ha 23 anni, la famiglia si trasferisce da Siena a Firenze per motivi di lavoro. Lei decide di restare a Siena. Ormai ha un gruppetto di persone che le obbediscono e perciò crea questa piccola comunità. Poi i domenicani le permettono di alloggiare in un ex monastero e di creare una vera e propria comunità femminile ufficiale, di cui lei è il capo, e intanto si parla di lei. Si parla di questa ragazza che vive senza mangiare e senza dormire e che parla con Dio. Si parla di lei in tutta la Toscana, si parla di lei in tutta Italia, si parla di lei fuori d'Italia, ad Avignone, dove il Papa risiede da tanto tempo. Ed è il Papa che a un certo punto decide: questa ragazza bisogna conoscerla meglio, starle vicini e controllarla anche, perciò le mandiamo un frate che conosca il mondo, che sappia guidarla nel suo percorso e riferire a noi come va questa cosa, cosa c'è di vero. Compare Raimondo da Capua, che per lei è il confessore, il padre spirituale, è quello che in teoria può ordinarle delle cose. In realtà si capisce benissimo da tutto quello che i due hanno scritto che Raimondo da Capua si innamora immediatamente, in senso spirituale, sia chiaro. Ma lui è stato mandato lì per vedere se questa qua è davvero una santa e si convince subito che è davvero così. E diventa in realtà il più fedele e convinto dei suoi discepoli. Caterina, quando parla di lui in una lettera, lo chiama questo mio padre e figliuolo. Padre, certo, perché ufficialmente il ruolo è quello, lui è il suo padre spirituale, ma di fatto lui è uno dei figliuoli di cui Caterina è la madre e il capo. E dunque Caterina è rimasta nel mondo, non si è seppellita in un convento di clausura, è conosciuta da tutti, è conosciuta dal Papa e a un certo punto si rende conto che siccome la conoscono, allora a quel punto lei può anche cominciare a intervenire nella vita della Chiesa. E la vita della Chiesa ha un gran bisogno di interventi, di gente che sappia raddrizzarla, perché la Chiesa sta attraversando una crisi drammatica. Lo abbiamo detto, il fatto che il Papa risieda ad Avignone è già di per sé una cosa scioccante che crea enorme insicurezza tra i fedeli. Soprattutto in Italia, va detto, perché in Italia c'è anche, come dire, l'orgoglio nazionale ferito dal fatto che il Papa non è più in Italia. Ma più in generale sono tutti i cristiani che sono perplessi, perché sono abituati tutti a pensare al Papa come al loro riferimento morale e spirituale. E questo Papa che per ragioni politiche se n'è andato via da Roma, lontano da San Pietro, dà fastidio un po' a tutti. Giusto in Francia sono un po' più tranquilli perché ce l'hanno lì e quindi bene o male a loro tutto sommato conviene, ma il resto della cristianità è davvero perplesso. Dunque dall'Italia non si smette di insistere col Papa perché torni a Roma. E il Papa regnante, Gregorio XI, ha detto che lui ci sta pensando. E sono alcuni anni che ci sta pensando. A un certo punto si è anche lasciato scappare una data, forse nel 75 torno. Però poi nel 75 non ci sono i preparativi pronti e non torna, però continua a dire, ma io penso che l'anno prossimo verrò. E Caterina comincia a scrivergli. E gli scrive delle lettere, che sono pubbliche, sono dei manifesti, tutti le possono leggere, però poi arrivano ad Avignone, al grande palazzo dei papi, e io devo dire che pagherei per vedere la faccia di Gregorio XI quando gli dicevano che era arrivata una nuova lettera di Caterina. Perché questo è il tono con cui Caterina scrive al Papa.
gli dice: intanto con questo continuo oscillare mi date timore di essere uno di quei prelati che pensano troppo ai propri interessi anziché al bene della Chiesa. E gli dice una cosa che suona tremenda oggi. Gli dice: il prelato che pensa solo ai suoi interessi non dà frutto. Costui fa come la donna che partorisce i figliuoli morti. Di nuovo si vede come anche lei comunque ha interiorizzato questa cosa, il ruolo della donna. Lei no, perché lei è speciale e lei le regole non le rispetta. E le altre donne, certo, cosa stanno a fare al mondo? A fare figli. E quelle sfortunate che fanno i figli morti non fanno frutto. E poi al Papa dice: io non capisco perché in passato c'erano dei papi che si chiamavano come voi, Gregorio, e che sono stati dei santi. Io non la vedo questa santità adesso. Eppure anche i santi del passato, anche Gregorio Magno, erano di carne anche loro. E quello Dio c'è ora che c'era allora. Non ci manca se non virtù. E questo è quello che io voglio vedere da voi. Non so se mi spiego, sta scrivendo al Papa. Questo è il tono di questa ragazza di 30 anni, neanche in quel momento, che scrive al Papa spiegandogli quello che lei vuole che lui faccia. Poi il Papa, si viene a sapere che il Papa ha nominato alcuni cardinali. La nomina dei cardinali è una cosa importante, perché poi il prossimo Papa lo sceglieranno loro, è una questione politica molto delicata. Caterina scrive al Papa: qui ho inteso che avete fatto i cardinali. Poi dice: ma speriamo che abbiate scelto bene, perché bisognerebbe cercare di scegliere bene. Se si farà il contrario, cioè non si sceglieranno uomini virtuosi per fare i cardinali, sarà grande vituperio di Dio e guastamento della Santa Chiesa. Non ci meravigliamo poi se Dio ci manda le discipline e i flagelli suoi, se arrivano le epidemie, se arrivano le guerre, perché se il Papa del primo dà il cattivo esempio e nomina dei cardinali per motivi politici, delle persone che non se lo meriterebbero, ecco. E poi, sempre al Papa, è piena la Chiesa in realtà di cardinali e di vescovi sbagliati, che non sono gli uomini giusti. La Chiesa è un giardino, è pieno di fiori, ma alcuni di questi fiori puzzano. E bisognerebbe che nel giardino della Santa Chiesa voi ne traggiate i fiori puzzolenti, pieni di immondizia e di cupidità, enfiati di superbia, cioè i mali pastori che avvelenano e imputridiscono questo giardino. E poi ancora, quando siamo proprio agli sgoccioli e il Papa ha promesso già più di una volta di tornare e non mantiene la promessa, il tono diventa: io vi dico, venite, 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 e non aspettate il tempo, che il tempo non aspetta voi. Che vuol dire? Attenzione, perché prima o poi si muore, eh? E quindi... E ancora, io, se fossi in voi, temerei che il divino giudizio non venisse sopra di me. E finalmente, se non venite, mi costringerete a lamentarmi in alto. Fate sì che io non mi richiami a Cristo crocifisso di voi. Perché Cristo è suo marito e lei ha il rapporto diretto. E quindi il Papa fa meglio fare attenzione. Perché Caterina potrebbe anche perdere la pazienza e lamentarsi con Gesù. Poi a questo punto diventa chiaro che una voce così, che scrive al Papa, e tutto il mondo sa che scrive al Papa perché queste lettere sono pubbliche e fanno l'effetto che fanno, alla gente che le legge. E questa qui comincia a essere un personaggio con cui bisogna fare i conti. Uno dei motivi per cui il Papa non torna è che in realtà c'è una guerra. Mezza Italia è in guerra contro lo Stato Pontificio. Firenze è in guerra contro lo Stato Pontificio. Caterina dice: ma forse sarebbe ora che me ne occupassi io. Va in giro per le città toscane, spiegando ai governanti attoniti delle città toscane che non devono fare la guerra contro il Papa, è una brutta cosa. E però i governanti la ricevono e la ascoltano, perché se arriva Caterina in città e c'è la folla fuori che la accoglie, e non è che puoi dirle non ti riceviamo, tocca riceverla. E poi lei riferisce al Papa,
Sono stata a Pisa e a Lucca, invitandoli quanto posso che non facciano alleanza con i vostri nemici. E poi dà consigli al Papa anche quanto a questa guerra. Questa guerra è meglio finirla, perché non è una bella cosa la guerra. E voi non capisco come possiate star bene, non potete star bene sapendo che state facendo la guerra. Perché con queste guerre e malaventura, disgrazie, non veggo che possiate avere un'ora di bene. E poi fa questo commento sulla guerra: la guerra è la rovina dei poveri, se ne avvantaggiano solo i soldati. Distruggesi il bene degli poverelli nei soldati, i quali sono mangiatori della carne e degli uomini. Allora, mi ha colpito molto questa immagine che le viene in mente per esprimere tutto l'orrore del fatto che la guerra, i soldati, i mercenari mangiano tutto, distruggono tutto, divorano il mondo. E lei proprio a questa immagine, mangiare. Venendo da Caterina, che già da bambina la carne la buttava ai gatti sotto il tavolo e che poi non ha più mangiato un pezzo di carne, nemmeno di pane, figuriamoci, per tutta la sua vita, e colpisce che le venga questa immagine per indicare l'orrore della guerra, mangiatori della carne e degli uomini. Che poi però a un certo punto se ne va ad Avignone dal Papa, perché il comune di Firenze, avendo questa guerra disgraziata col Papa e non sapendo come uscirne, chiede a Caterina di andare come ambasciatrice del comune di Firenze dal Papa per convincerlo a fare la pace a buone condizioni. E di nuovo, c'era scritto da qualche parte che le donne non si devono occupare di queste cose? No, non c'era scritto da nessuna parte, anche se San Paolo fin da allora aveva detto la donna taccia nell'assemblea, e le donne nelle assemblee non ci andavano, nei consigli comunali non ci andavano, nei consigli dei ministri, dei re non ci andavano. E invece il comune di Firenze, disperato di trovare un modo di fare la pace col Papa, chiede a Caterina per piacere se se ne occupa lei. E Caterina va ad Avignone, dove il Papa la riceve e le garantisce che verrà in Italia. E rimane ad Avignone per un po', e tra l'altro c'è una lettera incredibile al comune di Firenze, in cui scrive al comune di Firenze per dire: io ho fatto quel che potevo e il Papa mi sembra abbastanza ben inclinato. Però non bisogna offenderlo, io ho detto che voi eravate pronti a chiedere perdono e ad accettare le sue condizioni, ed è così che bisogna fare. Adesso, dice Caterina, sono arrivati degli altri ambasciatori che avete mandato voi, i quali mi risulta che non gli stanno proprio dicendo le stesse cose, guardate che non va bene. E poi sgrida il comune di Firenze dicendo: ma scusate, quando mi avete mandato mi avete promesso che avrei negoziato io e che se fossero arrivati altri ambasciatori da Firenze avrebbero discusso tutto con me, e invece questi che sono arrivati io non gli ho ancora potuto parlare, com'è questa cosa? E anche il comune di Firenze, uno vorrebbe vedere che faccia facevano quando arrivavano le lettere di Caterina. Però appunto Caterina parla, traffica, è ricevuta, dà ordini. Alla fine Papa Gregorio torna in Italia.